Tecnici, mi sentite? Ecco. Allora, signore e signori, buonasera, un benvenuto a questa serata speciale organizzata dall'Associazione Mendrisio Mario Luzzi Poesia del Mondo. Un saluto al sindaco Carlo Croci, che insieme all'assessore alla cultura Rolando Bettagnini ci assiste e ci aiuta in questo sforzo notevole. E un grazie rinnovato, è già la terza volta che dico la stessa cosa, ma è giusto dirla, un grazie rinnovato ai nostri sostenitori finanziari, cioè al gruppo della Banca Raiffeisen e al gruppo Interfida. Sono vicini a noi, sono vicini alla cultura, per fare e per mettere in piedi queste manifestazioni. Sicuramente, se non si fa ricorso anche alla parte finanziaria, è difficile andare in fondo. Devo dire che approfitto di parlare dei sostenitori aggiungendo una cosa che ci ha fatto a noi, piccola associazione appena nata, molto piacere, ovvero devo dirvi che il proprietario del ristorante Ateneo, Pier Maria Calderai, con un gesto molto magnanimo ha dedicato per noi una somma cospicua di ben 2.000 franchi, che l'associazione ha accolto con grande gratitudine. Quindi rivolgo un grazie di cuore al signor Calderari, che ci dà in questo modo un segno tangibile di presenza nell'ambito culturale di Mendrisio. Stasera la nostra associazione viene qui all'università e quindi siamo sicuramente menzionati, abituati a ben altri spazi e comunque a ben altre nobiltà. Qui certamente siamo, come dire, tutti protetti, perché all'università questo tempio consacrato soprattutto ai giovani, il canone culturale si ricompone a completa protezione nostra, a completa protezione dell'umanità. Il canone dell'uomo sapiens, con il suo passato, con il suo presente, con il suo futuro, è qui protetto dall'università, perché all'università si vive con la cultura, si respira cultura. E proprio all'università, che dire, si può quasi immaginare di dismettere i panni di tutti i giorni, gli abiti di tutti i giorni, e immaginare di coprirsi con i panni reali e curiali, quelli citati da Machiavelli, l'autore del Principe. Quindi grande emozione, grande gioia di essere qui di fronte e vicino alle persone che poi ebbero questa idea illuminata, l'architetto Botta e tra gli altri, e sicuramente il sindaco Croce. E quindi questa nostra felicità legata ad una rispettosa timidezza come associazione nell'ambito di questa serata si lega alla gioia di essere qui con poi un amico, il grande architetto Mario Botta. E allora terminerei pensando che proprio Mario contraddice in maniera palese il famoso detto evangelico, perché lui veramente è profeta in patria.
e vi ringrazio. Buonasera. Buonasera, a me spetta un compito molto semplice, che è quello introduttivo, se vogliamo leggermente provocatorio nei confronti di Mario Botta. Conosco l'architetto Botta e il professor Botta, poi non so, dipende dalle persone, ognuno di voi lo chiamerà in un suo modo, da oltre 10 anni, quando ci incontrammo nei cantieri della Scala di Milano. Lui ebbe l'onore, ma anche l'onere, di salvare il più grande teatro italiano e uno dei più importanti al mondo, un teatro che è mitico, un simbolo, un teatro che stava praticamente per essere chiuso, date le condizioni in cui versava, e con degli accumuli che il tempo aveva reso veramente ignobili, cioè la Scala di Milano era piena, Botta le chiamava, di superfetazioni. C'erano casupole, locali ovunque, si era creata una specie di macchina. Io ho visto Botta al lavoro e in quell'occasione siamo diventati anche amici, non so se posso dirlo, architetto Botta, poi casomai mi potrà così anche sconfessare, e ho visto un architetto vero al lavoro, cioè non uno dei tanti architetti che prendono ordini dai committenti e chinano il capo. Ecco, l'architetto è una persona diversa da quello che semplicemente realizza un progetto o fa qualcosa. E per questo stasera Mario Botta ha voluto chiamare questo incontro, farà vedere appunto alcune sue realizzazioni, alcune sue cose, architetture, territori, ai tempi della globalizzazione, addirittura il territorio al tempo della globalizzazione, cioè cosa succede in un mondo sempre più abitato, in un mondo nel quale solo l'architettura non è accettata, nel quale l'architettura ha un ruolo sempre più importante. Ho citato la Scala di Milano ed è uno dei lavori di Botta più rilevanti, più in vista, più importanti. Poi potremo entrare nei dettagli di questa Scala di Milano che ha avuto questo rinnovamento veramente radicale. Io ricordo però che Botta in Italia ha firmato anche il MART a Rovereto, museo di primaria importanza, ma tra i suoi lavori c'è soltanto l'imbarazzo della scelta. Mario Botta firma il Museo di San Francisco, firma il nuovo museo di Charlotte in North Carolina, Stati Uniti, ha firmato la sinagoga di Tel Aviv. C'è un museo a Tokyo che è opera sua. Poi ultimamente sta lavorando in Cina. Io non so quanti siano i progetti cinesi, so che stasera ne ha portati un paio. Però ad esempio c'è una biblioteca a Pechino che è stata realizzata da lui. E parlare di biblioteche in Cina vuol dire parlare di qualcosa di avanzatissimo. La Cina sta puntando sulla cultura, è il contrario di quello che si sta facendo in Italia e anche in Europa. Mi diceva Marco Auger che i soldi stanziati per la ricerca ad Harvard sono superiori alla somma di tutto quello che è stanziato nell'università europea. Soldi vuol dire ricerca, vuol dire futuro, vuol dire fantasia, vuol dire praticamente un progetto aperto verso l'avvenire. Ecco, le biblioteche in Cina stanno diventando un progetto permanente. Botta ne firma una. Ma soprattutto c'è anche, e qui lo voglio ricordare perché c'è un retrogusto maoista, non perché Botta sia maoista, non ha mai indossato la divisa delle Guardie Rosse, non ha mai separato il libretto, penso, però ha anche realizzato l'Accademia d'Arte Cheng Yan, che era legata ai ricordi di Mao. Poi potrei andare avanti con decine di altre opere, ma mi fermo qua. Mi fermo qua perché è bene anche sentire le sue parole ed è bene anche aggiungere in calce qualche cosa a Botta. Io vorrei proprio anche da amico che l'ha seguito, che qualche volta è riuscito anche a viaggiare con lui, qualche volta purtroppo abbiamo annullato dei viaggi all'ultimo momento, io faccio una vita infame, lui è diciamo così continuamente strattonato tra la Cina, l'America, l'Africa, chissà dove. Io ho visto Botta muoversi a San Pietroburgo, eravamo insieme in
quel viaggio era per il terzo centenario della fondazione. Mario Botta non è una persona che si accontenta di presentare un progetto, di parlare con i committenti. Io l'ho visto in azione a San Pietroburgo, ha chiesto subito dove era il quartiere degli artisti, mi è andato a parlare con i pittori, mi ha trascinato gli scartinati dove c'erano i giovani pittori, ha comprato tele, poi non è stato contento, ha voluto vedere anche altri aspetti dei musei, ha voluto interrogare persone all'Ermitage, non si è accontentato neanche delle cose ufficiali che gli dicevano, ha chiesto altre cose. Io sono riuscito a trascinarlo, diciamo così, facendo un po' leva col professor Pupaneff, alla biblioteca di Voltaire, che è conservata a San Pietroburgo, e lui la prima cosa che ha chiesto era dove era la biblioteca di Diderot, perché c'era neanche quella. Mario Botta è indubbiamente un grande architetto, ma è una persona che è continuamente motivata da una curiosità infinita e soprattutto da un'apertura culturale senza pari. Non a caso, e non soltanto per questo, è tra i più grandi architetti contemporanei. Con Mario Botta ho detto che l'immagine che si aveva alla Scala era quella di una persona che dopo aver preso la commissione decideva, affrontando assemblee roventi a Milano, affrontando critiche e allo stesso tempo anche delle forti approvazioni, però terminando un lavoro. E vedendolo nel cantiere, vedendolo con gli ingegneri, con i progettisti, con le maestranze, con chi si doveva preoccupare anche dei restauri, ci si rende conto qual è in fondo la funzione, il valore, il significato di un architetto in un mondo sempre più popolato, sempre più globalizzato, in un mondo che deve salvare le sue forme, eccetera. Io mi ricordo che alla sera, quando incontrai per la prima volta Mario Botta, una seconda volta gli feci un'intervista per una pagina per il Corriere della Sera, mi andai a rivedere una cara definizione di architetto che si trova nei colloqui con Eckermann di Goethe, e Goethe disse a Eckermann in questi colloqui, spostando dei fogli, l'altro giorno ho scoperto dove è scritto questa definizione, l'architettura è una cosa congelata. È una definizione fortunatissima, perché poi verrà ripresa da Schopenhauer, perché Goethe e Schopenhauer erano in comunicazione tra loro, e Schopenhauer la cita nel mondo come volontà di rappresentazione, ma il bello è che è citata anche da vari regnanti, da varie persone, una specie di tormento lungo l'Ottocento. Se l'architettura, la musica è congelata, occorre anche che i compositori siano persone per bene, siano persone che salvino l'armonia del mondo. Tutti coloro che devono salvare l'armonia del mondo devono anche tenere presente che a un certo punto le loro forme si possono congelare. Ecco, Botta è una persona che ha questa musica dentro di sé e che ogni volta che fa un progetto lo pensa sempre. Io mi ricordo anche le scelte radicali della Scala, oggi si stanno amalgamando, oggi sono accettate, oggi sono belle. E sono delle scelte che hanno salvato uno dei più grandi teatri del mondo. Poi ci sono costruzioni nuove, poi ci sono altri interventi. Ecco, Botta è un protagonista di questa salvezza, di queste forme, o se vogliamo, è ancora un architetto in un mondo invece che molte volte fa soltanto dei lavori di manutenzione. Questa serata quindi è un doveroso omaggio a lui, alla sua opera, al suo lavoro, al suo ingegno, al suo correre per tutti i continenti, lasciando tracce e lasciando testimonianze. Del resto, che cosa ricordiamo noi del passato? Quasi sempre e soltanto abbiamo in mente le architetture. Poi popoliamo le architetture con le persone, con le idee che qualche volta le possono avere abitate. Quando voi andate a Roma, vedete i fori imperiali e capite che lì è successa una civiltà, è passata una civiltà, ma quello che vi colpisce è l'architettura. Se voi andate a Firenze vi rendete conto di Leon Battista Alberti di fronte alle sue architetture, oppure di fronte ai campanili, di fronte a quelle forme, di fronte a una cattedrale gotica, capite che lì c'era una civiltà con determinate esigenze. L'architettura è il messaggio immediato che noi abbiamo e gli architetti per questo sono in fondo le grandi anime dell'umanità. Botta sta lasciando le forme per il mondo contemporaneo, ma sta anche lasciando delle tracce per il territorio, sta anche lasciando delle tracce in un mondo sempre più comunicazione, sempre più globalizzato.
questo omaggio, questa sera in cui lui un po' si confessa e un po' ovviamente svelerà qualcosa, io penso che ci dirà anche qualche segreto, fatto da questo architetto, che ripeto, è una persona curiosa, che sa dialogare con gli artisti, che non si contenta mai di avere una risposta, che non ha paura, ecco, questo è indubbiamente un momento e un omaggio che dobbiamo non soltanto a Botta, ma all'architettura in generale. L'architettura può essere molto bella, Mario Botta ne è un esempio. Bene, grazie, posso solo deludermi a questo punto, poiché grazie innanzitutto alla Fondazione Mario Luzzi, grazie per le parole all'amico Armando Torno. Io ho pensato di svolgere questa comunicazione in due parti. L'una, faremo una carrellata di queste architetture che mi si sono presentate via via nel mondo globale, in maniera aneddotica, nel tentativo di capire se invece vi è un fil rouge che le collega. E un secondo momento, credo che possa essere interessante aprire la discussione, sentire anche gli stimoli e vedere magari di fare una riflessione proprio partendo dalle vostre osservazioni. La mia fortuna, diciamo così, la mia fortuna professionale è nata in Ticino, è nata in questo contesto, soprattutto negli anni subito dopo la mia laurea, quindi nel 69 via, soprattutto attraverso delle case unifamiliari, case molto modeste, costruite per gli amici o per gli amici degli amici, case che rispondevano dei desiderata di una committenza relativamente modesta, quindi case che non superavano di granché il budget richiesto per le case comuni. Quindi erano delle case che costavano quello che costavano le altre case e solo quelle condizioni era possibile costruire. Poi queste case, per una serie di circostanze forse oggi irripetibili, hanno creato come dei segni, come delle connotazioni iconiche che mi hanno permesso, attraverso soprattutto il lavoro dei concorsi, ho fatto molti concorsi, di uscire da questo territorio. Ed è di questo che vi parlerò questa sera. Con il senno del poi, poiché in una società attraversata dalla globalizzazione come quella che, in cui noi viviamo, la ricerca della propria identità passa necessariamente attraverso il senso di appartenenza a un territorio. Questo vale da noi, nel nostro contesto occidentale, vale nelle altre realtà. Per sempre più mi è sembrato di capire che la domanda, al di là dell'esigenza tecnica funzionale per un museo, per una chiesa, per un teatro, per una biblioteca, in realtà mascherava un bisogno di ritrovare sotto forme contemporanee un'appartenenza a genius loci, un'appartenenza ad una cultura locale che la globalizzazione ha in un certo senso spazzato via. La globalizzazione, con tutti i vantaggi che porta e di cui noi godiamo, inevitabilmente livella le forme espressive. E allora io mi sono accorto, ma a posteriori, che invece la richiesta di queste committenze così strane, così eterogenee, un teatro a Chambéry in Francia e poi una biblioteca a Tokyo, in realtà non erano date dalla difficoltà distributiva, tecnica, funzionale delle differenti tipologie, ma erano richieste e sono, continuano a essere richieste per dare un'immagine. Il mondo globale ha bisogno
di immagini, e l'architettura per sua natura è immagine, perché si confronta con un contesto, ma dietro l'idea dell'immagine dobbiamo fare attenzione che non è unicamente un segno di moda, si richiede un'interpretazione del contesto, si richiede un'interpretazione del territorio, si richiede un'interpretazione della storia, della memoria di quel contesto, che deve rinascere sotto forme nuove. E allora lì siamo nel pieno della nostra forma espressiva, l'architettura. Come esiste una modernità dell'antico, noi compriamo una vecchia scrivania, una vecchia poltrona e gli diamo un'interpretazione contemporanea, moderna, mi sono reso conto che esiste anche una modernità dell'antico, una arcaicità del nuovo. Quindi accanto a delle forme preesistenti esistono dei segni che nella forma espressiva nuova parlano di forme ancestrali, di forme arcaiche, parlano di territori che appartengono a una storia e una cultura. Ecco, nella carrellata di queste opere che cercherò di illustrarvi brevemente, cercherò di evidenziare quali sono i rapporti che questa nuova architettura ha toccato in questi contesti, che per me erano contesti sconosciuti, erano contesti qualche volta appresi attraverso la letteratura, ma che in realtà poi sono diventati parte del mio stesso lavoro. È bello nutrirsi anche di queste forme espressive, di queste conoscenze nascoste dentro il territorio della memoria, e far sì che questi elementi vengano ad alimentare nuove forme espressive del tutto sconosciute. Allora, il primo lavoro che vi racconto è questo inserimento a Chambéry. Questa è la cittadina di Chambéry in Savoia, dove accanto a un grande quadrilatero che era la caserma napoleonica, è stato indetto un concorso per aggiungervi un teatro. Questo fa parte degli ultimi programmi di André Marot, che ha teorizzato la realizzazione di queste maisons de la culture sparse oltre il territorio di Parigi, sono andate ad alimentare tutte le cittadine periferiche. Un programma molto intelligente che rompeva la centralità di Parigi e voleva dare alle amministrazioni locali queste possibilità. Ecco, questa è l'ultima del programma di André Marot. Il progetto prevede di non toccare la vecchia caserma, questa è la scelta progettuale. La vecchia caserma, nel bene e nel male, è comunque una presenza napoleonica importante. Di aggiungervi invece un nuovo teatro e di collegarvi attraverso un ponte, per far sì che una serie dei progetti, dei programmi richiesti all'interno del teatro stesso venissero traslati in questa ala dove vi è la struttura d'accueil, quindi la ricezione, vi è uno spazio di atrio e di disimpegno, vi sono degli spazi espositivi, vi è una biblioteca, una mediateca, tutta una serie di attività che quindi sono a cavallo tra il vecchio e il nuovo. Questo è il nuovo che vi intravedete, quindi la forma anfiteatrale della sala e la torre scenica, che è una tipologia classica del teatro italiano, e là intravedete invece il collegamento fisico con la caserma, che si intravede da questa parte, e qui vedete la torre scenica con tutto il programma proprio della torre scenica, con i camerini nella parte bassa, la ricezione
delle scenografie nella parte retrostante e tutti gli elementi propri di una struttura termica. In Francia ancora, pochi anni dopo, nella città capitale, che in questo caso era Lione, ma in un sobborgo, Villeurbanne, la città degli operai, perché c'è una tipologia che è la città ricca al nord, che è attraversata dalla ferrovia, e Villeurbanne era la città operaia. Ernu, in quel momento, che è stato anche ministro della cultura di Mitterrand, lancia un concorso per costruire in questa struttura, in questo posto, una mediateca della città, una biblioteca della città. Anche questo è stato un concorso interessante perché il territorio dato era molto piccolo, come vedete, questa è la pianta della planimetria della biblioteca, in realtà aggancia una serie di case di abitazione, quindi di contiguità, è una strada di ingresso alla città con le edificazioni in contiguità una verso l'altra, e a un certo punto era interrotta ed è in questo punto che bisogna costruire la nuova biblioteca. Il tema della biblioteca diventava un tema difficile nella trasformazione urbana, perché da un lato si doveva consolidare il tessuto, ma mi sembrava logico consolidare il tessuto della contiguità urbana, quindi di un edificio attaccato all'altro, e dall'altro bisognava negarlo perché il carattere pubblico, il carattere collettivo della biblioteca esigeva che non fosse una casa in contiguità, ma che avesse una sua centralità, una sua gerarchia, una sua monumentalità. Ecco che allora noi ci colleghiamo con degli elementi in mattoni di vetro cemento sui due lati, e poi in mezzo invece disegniamo questo volto che all'interno del quale poi corrisponde questo pozzo di San Petronio che sale e che confina in basso con l'atrio stesso d'entrata. Chi entra legge il sistema dei bibliotecari a diversi piani e prende la luce direttamente dall'atrio. Ancora in Francia, ed è il terzo progetto che io ho realizzato, a Évry è una ville nouvelle, una città nuova, a 30 km da Parigi. Fa parte di un sistema di pianificazione urbanistica interessante che è stato messo in moto quando si pensava che si poteva alleggerire il carico dello sviluppo urbano di Parigi attraverso una serie di ville nouvelle come dei satelliti attorno a Parigi. Una di queste città è Évry, che qui vedete disegnata negli anni 60, là dove c'era unicamente un grande prato. Anche lì la cosa impressionante, perché si entra in un contesto che non esisteva precedentemente. C'era Corbeil-Essonnes, che era un piccolo villaggio. Partendo da questo villaggio vi è questa pianificazione di una nuova città di 80.000 persone. La cosa più sorprendente quando sono andato per affrontare questo tema è che l'età media degli abitanti della città era 23 anni, quindi una città di immigrati, una città giovanissima, una città però con anche delle tecnologie, vi sono i laboratori di studio per l'avian, per missili appunto dell'astronautica, e una città quindi che ha sviluppato una serie di insediamenti di produttivi e industriali di altissima gamma che si serve unicamente di gente giovane. Allora esisteva già in precedenza una moschea,
e per equilibrare questo, bisogno di, culto attraverso una, struttura cristiana, mi è stato chiesto di costruire accanto proprio al municipio, questo è il municipio di Evry, questa è la piazza disegnata e questo è il territorio che gli è stato dato per costruire questa cattedrale, che però doveva avere anche una serie di attività legate all'università. E allora noi abbiamo fatto questa cornice delle abitazioni legate al sistema universitario, di cui qui intravedete un braccio, e in modo tale che il luogo di culto della cattedrale diventasse un po' come nelle chiese rinascimentali italiane, diventasse la testata di un sistema invece residenziale del intorno. E allora ecco che ho disegnato proprio in dialogo con il municipio, potere civile, potere religioso, questa cattedrale. Perché una cattedrale? Perché è la chiesa del vescovo, se ne fanno poche. Perché? Perché normalmente le diocesi, quindi il territorio del vescovo, sono già tracciati. In questo caso si crea una nuova città e quindi non vi è una diocesi, ecco che la formazione di questa nuova chiesa diventa anche la chiesa del vescovo e quindi diventa una nuova cattedrale. Devo dire che con una partecipazione molto interessante da parte anche delle autorità civili, vi ricordo che eravamo andati a presentare questo progetto al Papa con Jacques Lang e tutta la serie dei suoi ministri, poiché avevano colto il senso anche culturale. Là dove c'è una divisione fortissima tra lo Stato e la Chiesa, avevano riconosciuto nella ricostruzione di un edificio altamente simbolico un'azione anche di grande cultura, per cui lo Stato stesso ha dato un contributo importante anche finanziario. Che cos'è questa cattedrale? Come vedete è una pianta centrale che ha questa aureola verde al di sopra, che si collega poi con il sistema delle abitazioni di cui vi ho parlato. Non si entra direttamente nella cattedrale, ma si entra attraverso, come broletto di una volta, attraverso il sistema civile dell'intorno. Dentro è uno spazio circolare che si trasforma attraverso questo grande cuore, che è un'abside rovesciata. Invece di gettare l'abside all'esterno, abbiamo costruito il negativo all'interno, e che è nient'altro che il raccordo geometrico tra il triangolo isoscele della copertura e l'incrocio con l'incontro con il cerchio di base di questa pianta centrale. Allora, qual è l'interesse? Ce ne possono essere tantissimi. L'interesse è di tentare un mix tra cultura orientale, pianta centrale, e la cultura invece croce latina, che è propria della cultura occidentale. La pianta è centrale, ma l'altare non è nel mezzo, è sul fondo, per cui che crea questo asse non è la forma di base, la metrica, ma è la sezione, perché gli dà una direzione. Andiamo avanti. La biblioteca che ha accennato Armando Torno a Tokyo, là dove il tessuto pressoché medievale, che vedete i casuccoli tutto attorno, è stato tagliato negli anni 60 da queste arterie di traffico che portava i giochi olimpici, qui la vediamo in basso. Quindi un vecchio isolato, rotto dalla nuova strada, per cui resta uno spazio residuo triangolare, che qui vediamo ancora,
nella Babele dei linguaggi propria di una metropoli come quella di Tokyo. Anche in questo caso la ricerca della signora Batali, che era proprietaria, questo era un lavoro privato, era quello di avere un'immagine. E quindi lungo la nuova strada di traffico che è stata tagliata nel tessuto, ecco che noi abbiamo, vuol dire, malgrado le dimensioni ridotte del triangolo, abbiamo realizzato questa icona, questa immagine, dividendo le parti, separando l'idea del corpo centrale su 5 livelli da una fessura in mezzo, abbiamo separato la scala di soccorso come una bandiera, i lati, abbiamo separato il corpo delle macchine soprastanti come se fosse una casa autonoma sul tetto. Tutto questo all'interno di una grande difficoltà organizzativa, come potete immaginare, sia le norme sismiche e sia le norme per i pompieri dell'accesso. Questa è un'immagine dell'interno. Questa signora Battaglia era una donna impressionante, grande, forse 1,30 m, 1,40 m, non so, passeggiava sempre con un grande cappello, per cui si vedeva questo cappello viaggiare, e sotto c'era questa signora che era amica di Boyce, qui vedete un Boyce, e questo Andy Warhol. E per dirvi chi era questa signora, quando abbiamo lavorato assieme, ha detto: ma signora, potrà adesso anche darvi un disegno, una litografia di Andy Warhol? Io ho lavorato con lei con intensità. No, ho detto, questo saranno da vendere dopo 40 anni, da quando io ho comprato. Ho detto: ma lei quando li ha comprati? Io le ho comprate il mese scorso. Ho detto: come il mese scorso? Ma Andy Warhol è appena morto. Ho detto: sì, difatti io sono andato a New York nel suo studio e gli ho preso tutti questi autoritratti di Andy Warhol e lui non voleva darmeli, perché diceva: ma sono ancora freschi di olio. E io glieli ho portati via tutti, 16 ritratti di Andy Warhol, e due giorni dopo Andy Warhol entra in ospedale e ha un incidente e muore. Questa era una signora che aveva un fiuto tremendo, per cui era meglio averla come amica che come amica. Ogni volta che mi chiedevo qualcosa cercavo di soddisfarla, perché non c'è da scherzare con queste persone. Museo di San Francisco, vedete la trama di San Francisco, una città straordinaria. Questa è la downtown, quindi piena di questi edifici asettici, perché sono edifici che hanno un linguaggio astratto. Dietro questi edifici noi non sappiamo se vi sono delle abitazioni, se vi sono degli uffici, se vi sono degli alberghi. È il grande limite di questo linguaggio contemporaneo. Il curtain wall nasconde le attività umane. Allora facciamo un edificio che è l'inverso. Vogliamo mostrare che questo edificio ha una sua gerarchia, ha una sua forza, ha una sua capacità di dialogare con la città, con un primo piano, con un secondo retratto, con un terzo. Quindi diamo al Museo di San Francisco esattamente l'inverso rispetto a una delle basi dei grattacieli, che avrebbe benissimo soddisfatto le esigenze quantitative. E questa scelta progettuale, anche questo è stato un concorso, un vero e proprio concorso, ma una selezione di architetti, ma ha portato a far sì che fosse scelto questo progetto, che qui vedete in una delle grandi, freddi estati di San Francisco, quando dalla Bay Bridge di Oakland entra questa nebbia che appiattisce la
lo skyline dei grattacieli e emerge questo grande segnale del rosone centrale che noi abbiamo messo proprio per dare forza a questa immagine collettiva del museo. Poi mi sono confrontato con Santa Cruz de la Sierra, Santa Cruz de la Sierra in Bolivia, in realtà dopo il convegno che vi era stato, il sindaco mi ha chiesto di far sì che in questo grande parco urbano, l'unico rimasto non ancora asfaltato dell'intorno, disegnassi un monumento. Ma il monumento mi sembra strano, ma c'era il grande incontro dei presidenti latinoamericani e americani che facevano un convegno sul desarrollo sostenibile, sullo sviluppo sostenibile. E allora io invece di disegnargli un monumento ho detto, ma io le faccio l'ingresso a questo parco urbano come unico segno, perché è una città tutta piatta, disegno le due estremità, queste sono circa 300 metri, li colleghiamo tra di loro, sono i due angoli, che hanno solo la funzione di essere degli angoli del parco per salire, per vedere dall'alto, da queste terrazze, il parco, e le ho unite con un filo d'acqua in basso, con queste cascatelle d'acqua che poi sono divenute, ha avuto un successo enorme, sono diventate le docce del quartiere, perché in questa città povera tutto il quartiere si è precipitato perché aveva delle docce comuni. E in alto, qui non si vede, un raggio laser la notte diventa un segno rosso sopra la città. Tutto era costruito con questi mattoni di cotto, la cosa che mi ha impressionato è fatti sul posto. Cotti sul posto, cioè levavano la terra cretta, li modellavano e poi dei forni molto primitivi li cuocevano e poi dei vignos costruivano con queste imbarcature di legno e in tre mesi hanno realizzato tutto questo bellissimo. In Israele, altra cultura, altro livello anche della domanda. È bello lavorare in più punti perché si ha questa percezione di un termometro diverso nelle diverse parti del mondo. Tel Aviv, questo è il campus della Tel Aviv University. In questo punto il Senato accademico ha deciso di costruire una sinagoga. Dopo 40 anni di discussione, Tel Aviv non voleva perdere il primato laico della propria università e aveva il timore che la domanda degli studenti religiosi creasse un ghetto dei religiosi e questo loro non lo volevano perché c'era una competizione con Gerusalemme invece che aveva l'università legata ai religiosi, loro avevano questa tradizione tecnico-scientifica che non volevano avere. Allora mi chiedono di disegnare una sinagoga senza gerarchia, perché avevano avuto tanti progetti, ma la sinagoga aveva sempre una sua forza gerarchica, e di accompagnare questa sinagoga con una sala di conferenze, in modo tale che potesse essere frequentata non solo dagli studenti religiosi ma anche dai laici. Ecco, io ho interpretato questo bisogno di equilibrio, diciamo così, ideologico tra laici e religiosi come un equilibrio architettonico, per cui ho fatto un edificio come un giallo di fronte, con due testate, vedete, legate da un basamento comune, un zoccolo comune dei servizi, dove si innalzano queste due campane rovesciate, uno chiamato
sinagoga, questa che vedete in primo piano per la lettura della Torah, e l'altra sul fondo come sala di conferenze. L'atrio comune fa sì che gli studenti, sia religiosi che laici, possano convivere. E devo dire che questa è una macchina che ha funzionato bene, quindi l'architettura ha aiutato anche questo equilibrio ideologico. La biblioteca di Dortmund, in Germania, questo è un concorso, la città storica ha questo limite, la vedete abbastanza bene in alto, il grande vuoto e il fascio ferroviario della fine dell'Ottocento. La città ci dà questo terreno, fa un concorso internazionale e ci dà questo terreno. Noi quando cominciamo a lavorare subito vediamo che è sbagliato il terreno, perché non si può costruire metà dentro la città e metà fuori la città e fare un edificio che rompe una storia millenaria che è quella della forma, della morfologia urbana. Allora noi facciamo, non potendo dire questo perché il concorso è anche anonimo, abbiamo fatto un progetto che sottolinea questa dualità. Dietro facciamo un edificio che si collega col limite storico della città, fuori mettiamo le sale di lettura completamente diverse, con due linguaggi diversi, legate unicamente con dei ponti tra di loro, che qui intravedete, e quindi un modo di rompere addirittura quello che è un progetto di un programma unitario, quello della biblioteca, e separarle in due realtà per amore della città. La città è più forte della domanda della biblioteca unitaria. E in questo modo quindi noi abbiamo rotto un programma che di per sé dovrebbe essere omogeneo per separarlo non solo con due attività diverse, questa è quella dei depositi e degli uffici e questa è quella delle sale di lettura che qui vedete, ma abbiamo rotto queste due funzioni all'interno della biblioteca proprio per far sì che la città non venga ferita da un edificio unico che avrebbe rotto totalmente la forma urbana, mentre invece in questo caso è possibile ancora riconoscerla chiaramente. Questo è un altro progetto molto interessante, io adesso vado molto veloce, questo è l'Arca di Noè, costruita con la Liti de Sanfal, una scultrice, a Gerusalemme. Il sindaco Teddy Colle aveva nella sua testa un sindaco straordinario che ha governato per 40 anni Gerusalemme e aveva come sua idea fissa quella di fare una struttura in grado di far giocare i bambini palestinesi con i bambini israeliani. E allora ha chiesto alla Niki de Sanfal di disegnare questa arca di Noè. Lei è venuta da me e ha detto, ma guarda che io l'arca non sono capace di disegnare, io disegno gli animali, faccio gli animali e tu fai l'arca. Ma io non so, l'arca è in legno, non so, io sono capace di farla in pietra. Ha detto, farla in pietra. E allora abbiamo fatto questo lavoro molto divertente e molto affascinante e molto anche carico di un'etica, perché tutto questo lavoro era per far convivere i bambini palestinesi con quelli israeliani. E poi quando abbiamo fatto questo progetto abbiamo cominciato a cercare a Gerusalemme il posto dove mettere questa arca che qui vedete posizionata. E qui la vedete in questo parco che è lo zoo. Perché sorpresa fra le sorprese, tutti i posti, avevamo visitato almeno una diecina, avevano dei limiti di questa partecipazione dei due gruppi etnici. Abbiamo scoperto che invece le mamme portavano i loro bambini allo zoo di Gerusalemme, perché gli animali non avevano ideologia e in un certo senso trovavano questo equilibrio fra
i palestinesi e gli israeliani, per cui abbiamo deciso di farlo all'interno dello zoo. Abbiamo parlato e il direttore dello zoo è stato d'accordo, e io ho disegnato quest'arca che vedete come se si fosse sedimentata, tutta fatta con la pietra di Hebron, pietra rossa molto bella, ma che è tutta ipogea. Sopra vi è solo il parco che vi ho mostrato e tutti gli animali che l'amico di San Fari si è sbizzarrita a fare. E quindi anche un lavoro di questo tipo. In Grecia sull'angolo di questa piazza eclettica di inizio secolo, un lavoro molto delicato, composto anche qui per l'ampliamento della Banca Nazionale. Questa non è a causa di questo progetto che la Grecia ha tratto in crisi, ma la Banca Nazionale è questa. Allora, qual era il tema? Il tema era l'aggiunta alla Banca Nazionale di un nuovo volume, che adesso non vi sto a narrare, con delle arcologie molto importanti del piano terra da poter guardare, perché qui abbiamo trovato il passaggio, la strada, che era il vecchio ingresso alla Pini. E il tema era come aggiungere un corpo contemporaneo, moderno, all'interno di un linguaggio però praticamente eclettico di inizio secolo. E allora, come vedete, noi abbiamo un po' giocato qui il bugnato in positivo dell'inizio secolo, qui abbiamo trasformato il bugnato in fessure, abbiamo preso una pietra di Cipro molto bella, molto calda e giallognola e rosata, e trattandola in maniera diversa, la stessa pietra, abbiamo dato questa striatura orizzontale che permette un collegamento con il linguaggio d'inizio secolo eclettico della Francia. Minden in Germania, un edificio in questo punto che si confronta, questa è l'entrata a Minden è vicino da Nove, con una vecchia caserma prussiana, che è questa, che ancora esiste. Questa era l'area della vecchia caserma prussiana e questo è l'edificio d'alto. Ecco, noi abbiamo costruito un non edificio, in un certo senso. Abbiamo prolungato il tetto centrale per prendere la luce all'interno e invece abbiamo insistito su un allineamento con la vecchia caserma prussiana e abbiamo anche ripreso i colori, quindi in un certo senso abbiamo consolidato la strada di ingresso alla vecchia Minden, non facendo l'edificio ma facendo come una sorta di un portale. Qui lo vedete di notte, illuminato dagli scienziati, qui abbiamo qualche visione interna che vi mostra come entra la luce su questi vassoi di pietra, vi è condensato, vi sono trovano posto gli uffici. A New Delhi un edificio, che è questo, per la Tata Consulting, sapete la Tata è un grande multinazionale, però radicata in India, che fa un po' di tutto, ma soprattutto sono bravi nei computer, nel programma di computer. Questo è un edificio per 2000 programmatori di computer. Qui vedete la dimensione di questa umanità che è ai margini di questa New Delhi e il nuovo edificio che sta dietro, che mi ha permesso ad esempio di scoprire come questo edificio, vedete, è tutto addobbato con c'è uno scuramento, ma è stato un abbassamento elettrico, vediamo che ritorni. Dicevo, questo brissolei che attorniava tutto l'edificio è unicamente un elemento di protezione solare, perché lì ci sono le caldi notti estive straordinarie.
e un edificio invece che fa della trasversalità anche di ventilazione soldato principale. Questo è il luogo di soggiorno al piano terra dove i ricercatori di computer lavorano. Lo stesso tema per lo stesso committente a Hyderabad, che è un'altra città, è un po' la Silicon Valley dell'India, dove ci sono tutti questi edifici tecnologici. Questo edificio è curioso vedere come lo stesso programma da un lato ha una configurazione e qui vedete ne ha una totalmente diversa. Una torre a Kyoto, a Seoul ho lavorato su due progetti, questo è l'IU, che è un museo della Samsung, che vedremo dopo, questa è una torre che vedete qui dentro questa città contemporanea. Una delle cose più angoscianti di queste città asiatiche è che si può viaggiare delle ore dentro la città e l'edificio più vecchio ha 30 anni, quando ne ha tanti. Una torre che qui vedete, che vuole diventare un segno per la città. Ho preso questo grande taglio della città, l'incrocio autostradale di 12 corsie di scorrimento, dove si sente una tensione di vita 24 ore su 24 ore veramente molto impressionante. E ho tentato di fare questo castello del XX secolo. Fra l'altro mi è piaciuto molto perché la gente ha fatto una petizione e ha fatto cambiare all'amministrazione il nome di questa fermata della metropolitana, che adesso si chiama Kyoto Tower, perché questo edificio è diventato per loro un segno di riconoscimento in mezzo all'anonimato del tessuto dell'intorno. È tutto, è alto 130 metri, sono solo uffici, con il piano terra invece per le attività commerciali. Qui vediamo un momento della lobby. L'altro edificio per Mr. Lee, che è il patron della Samsung, che è qui, lui abita in questa casa, ha trasformato questa collina in un centro culturale. Io ho costruito questo edificio, che è il museo d'arte cosiddetto tradizionale. Ren Kolas ha costruito questo, che è un centro culturale, mentre questo è il museo tradizionale, il centro culturale, Jean Nouvel ha fatto questo edificio, che è il museo d'arte moderna, e questa è la casa del nostro patron. Qui vedete un tessuto completamente diverso, una collina con dimensioni residenziali, e all'interno di questo edificio quello che siamo riusciti a fare con tre architetti, mai mettere assieme tre architetti, mai, veramente che ognuno fa il suo verso. Questo è l'edificio tradizionale, dell'arte tradizionale che ho fatto, tutto in ceramica, la mixing chambre, tutte le persone entrano in questo punto, l'ho disegnato io perché è sotto il mio edificio, poi da qui si entra nel centro culturale, dall'altra parte la gente arriva in alto e poi ridiscende con questa spirale per entrare poi nelle diverse elementi, nelle diverse sale espositive. A Torino, di recente, là dove c'erano i vecchi, le vecchie acciaierie della Fiat, erano degli edifici lunghi 400 metri, tenevano tutto isolato, mi hanno dato la testata, Castellani da prima, Chiamparino dopo, in accordo con Cardinal Poletto, hanno dato la testata per costruire questa nuova chiesa per questo quartiere, diciamo, periferico, che era via Bontano. Allora, il progetto è diviso in due parti, la parte dei servizi per la Puglia metropolitana e per la parrocchia, che sottolinea questa grande strada di scorrimento che poi entra sotto il parco e fuoriesce in questo punto,
quindi è stata anche una protezione urbanistica, e la chiesa invece come un ottagono, in questo punto. Poi l'ottagono via via lavorando è diventato un ettagono, sette lati che danno, che costruiscono sette torri, che qui vedete, che portano una luce unica all'interno. Il gioco è quello appunto di far sì che una sola grande sala abbia queste illuminazioni che evidentemente nelle ore della giornata danno una luce come la grande meridiana completamente diversa. Un dettaglio: sul fondo, finito la chiesa, non c'erano più soldi per le immagini, ma il cardinal Poletto ha molto insistito affinché ci sia un segno di immagine. Allora io ho preso, un po' disperato, perché non si può andare dagli artisti a chiedere un intervento di queste dimensioni, sono 13 metri su 7 e non avere i soldi, e allora ho preso questa immagine, che è un'immagine della Sindone, che era lì appesa nella sala da pranzo del cardinal Poletto, l'ho trasformata in pixel bianco e nero, e io gli ho detto, io l'immagine non sono capace di farla, però io le faccio un muro, e ho messo questi tasselli di muro pietra di Verona, quelli verticali ricevono la luce, quelli leggermente inclinati ricevono l'ombra, avendo una luce zenitale sopra. Per cui ecco che da lontano si ha questa immagine, ma che in realtà è un muro, poi quando ci si avvicina questo muro scompare. Questo è un centro in un'isola Jeju di Seul, una grande isola di vacanza, con ville di vacanza fuori, che erano già state costruite. Io sono stato chiamato a fare questo centro civico, centro di incontro, come una grande copertura sulla riva del mare, con tutte le attività, le piscine che danno sul mare, le sale sportive, la sala da tè, la lettura dei giornali, tutte queste attività collaterali che potete immaginare. Una biblioteca a Saint-Emilion, anche il vino, una biblioteca di Saint-Emilion vicino a Bordeaux, sulle colline di Bordeaux, fatta due anni fa, in un contesto, come avete visto scorrendo, del tutto differente, un contesto agricolo dove ci sono questi castelli. Io ho costruito questa cantina con la vinificazione in basso e questa torretta per gli uffici, la degustazione, il controllo, la grande terrazza delle feste e in alto. Sì. Il museo di cui ha parlato Armando Torno, a Charlotte, in North Carolina, questa è la città, diciamo che è il loro centro della città, a Charlotte, dove c'è la downtown, e in questo punto, accanto ai grandi grattacieli della città, ho dovuto costruire questo museo, che è esattamente l'opposto dell'idea degli edifici di americani, dove c'è la strada, si entra, poi c'è una grande lobby e poi i piani superiori. E noi abbiamo fatto invece che l'edificio diventi una piazza coperta, in un certo senso, che si affaccia, che crea un microclima, quindi una tipologia tutta occidentale della piazza coperta, dove poi dentro si riconosce il museo che viene organizzato da la Qing University a Pechino. Questo è stato inaugurato l'anno scorso da Bonpartec, è venuto la Qing University, è una vecchia università, la più statale, la più consolidata a Pechino,
aveva già una grande biblioteca, questa è una seconda biblioteca nel campus, caratterizzata dagli uffici, da 650.000 volumi a scaffale aperto e da questa grande sala che diventa sala di lettura ai piani della, per gli studenti, quindi una dualità del linguaggio fra l'elemento di lettura e l'elemento dell'ufficio. Immagine dell'interno, lungo questo perimetro ai diversi livelli ci sono tutti gli studioli di lavoro per 2000 studenti. L'area Piani a Torino, a Riso, che è quasi finito, un elemento invece di dialogo con la città storica, Treviso, bellissima città, qui dove c'era una vecchia fabbrica, a Piani, una vecchia fabbrica di piastrelle, e oramai da quasi 20 anni che lavoro, adesso siamo alla fine, per costruire questa piazza collettiva attorniata da tutta una serie di elementi di servizio comune, la questura, la camera di commercio, la prefettura circa 200 alloggi nel dintorno. L'idea di riproporre una piazza attorniata dai servizi collettivi e da queste strutture che non possono più resistere all'interno del centro storico per anche un problema dimensionale. Shenyang in Cina, questo progetto ultimo sul quale sto lavorando, per darvi la dimensione, questa è la città storica in alto, questo è lo sviluppo fino all'attuale urbanizzazione, questo è il piano di sviluppo della città, mi sono stato a discutere col sindaco, c'era questo piccolo segno, Shenyang, la cittadina a nord di Pechino, quando sono arrivato 8 milioni di abitanti. E parlando col sindaco, dico, noi abbiamo questo sviluppo, Kenzo Kuma, un bravo architetto giapponese, ha fatto questo piano di sviluppo, noi vogliamo sviluppare, questi sono 14 chilometri, e fra 15 anni noi avremo 20 milioni di abitanti. Quindi, tanto che noi raddrizziamo un marciapiede, là c'è una crescita di questo. Bene, qui un giorno è arrivata una lettera, una sorpresa della vita, che la Luxon Academy of Fine Art, che è una vecchia accademia di arte a Pechino, a Shenyang, fondata da Mao Zedong nel 1938, sono tutte le fotografie, oggi ha a disposizione questo terreno, che mi è stato dato, questo è un chilometro, questi sono 600 metri, bisogna costruire una nuova scuola con 12 dipartimenti diversi, pittura, scultura, grafica, industrial design, landscape, tutto quello che potete immaginare, un grande museo, le abitazioni per gli studenti, il sistema sportivo, le palestre, campi da gioco, come vedete qui, lo stadio e 100.000 residenze per gli studenti che restano stanziali, restano all'interno dell'università, poiché mi dice che loro sono un paese povero, non possono permettersi, questa è la giustificazione che mi hanno dato, di far studiare per 30 anni gli studenti e poi perderli. Allora cosa fanno? Sono gli studenti, una minima quantità va nel libero mercato e diventano gli artisti, vanno da Ai Weiwei fino ai tradizionalisti, un altro fanno carriera, un altro terzo fa carriera universitaria e gli altri risiedono in queste strutture con dei laboratori e lavorano ai progetti comuni dello Stato straordinari. Ho visto costruire delle macchine meravigliose e chiedendo poi
cosa servono? Ma sono le macchine per andare sulla Luna. E questo è il nuovo disegno dei satelliti. E c'è questa forza collettiva che è molto impressionante. Io non so ancora se è vero che questo lo costruirò. Loro dicono di sì, a me sembra un sogno e una presunzione molto forte, una grande piazza centrale, quei servizi qui c'è dentro, shopping center, biblioteca, aule magne, auditorium, questi sono tutti i dipartimenti, le abitazioni. E questo è un rendering della piazza, coperta perché c'è un clima molto duro. Con questa immagine, caro Armando, io ho finito. Il 17 marzo, sempre per questi incontri, il 17 marzo, anche se sarà un sabato, ma passa da Mendrisio e verrà Han Cheng, dell'École des Hautes Études, del Collège de France, e soprattutto è la direttrice della collana di classici cinesi più importante al mondo, che fa con le belle lettere, con i university, eccetera. E sarà qua e parlerà appunto dopo Mario Botta. Quindi chiunque praticamente vorrà sentire la voce della Cina direttamente avrà anche questa opportunità. Tra l'altro farà una conferenza dedicata alla libertà, come si traduce in cinese la parola libertà. E quindi sarà anche stimolante. Però io, Mario, a questo punto cosa posso aggiungere? Che io ripeto, qui mi sono un po' perso nelle dimensioni, perché ogni tanto i chilometri volavano, cioè c'erano degli edifici che erano degli insiemi di edifici, le città da 8 milioni passavano a 15 milioni, qui siamo in realtà completamente diverse da quelle che siamo abituati a frequentare. Poi questa è la realtà anche dell'architetto oggi, cioè tu sei chiamato, puoi evidentemente accettare o non accettare. Però il fatto che l'architettura non ha frontiere, come la musica, e per cui è compresa immediatamente da tutti, e questa è anche la grande forza, fa sì che da un lato ci sia la tentazione di questa globalizzazione critica, e quindi trovi lo stesso edificio a Dubai come lo trovi a Berlino. Però dall'altro c'è questa grande invece opportunità di confrontarsi con territori, con culture molto diverse, e ti fa sentire in un certo senso cittadino del mondo. E questo è molto affascinante, in particolare per i nostri studenti che escono da Mendrisio e poi vanno a lavorare in contesti che non è quello del Canton Ticino della Svizzera, ma che è nel mondo intero. E questa carrellata mostra solo che è possibile anche fare l'architetto e vivere attraverso questa domanda esterna. Io ho pochissimo lavoro in Ticino, e è uno studio medio-piccolo di 25 persone, ma il fatto di potermi confrontare con questi temi, voi capirete, non è solo un problema di ambizione professionale, è anche che si entra in contesti. Io, i miei clienti a Shenyang, di questa Luxon Academy of Fine Art, sono 200 fra gli artisti più importanti del mondo. Quindi quando si discute con loro, vuol dire, c'è come un termometro delle arti che ti coinvolge,
poi c'è buono, c'è grano, bisogna distinguere, ma questo sono delle opportunità straordinarie. Ma forse se ci sono delle domande, perché vedo oltre agli studenti molti uditori esterni, se ci sono delle curiosità brevi che si possono soddisfare, altrimenti chiudiamo. Sì? Per quanto riguarda il tema dell'energia, io lavoro nel fotovoltaico e nelle rinnovabili, e in Cina appunto c'è questa onda molto prepotente. Volevo sapere lei come vede l'integrazione di questa energia nell'architettura moderna. Sono molto attenti, tutto questo insieme, questo campus universitario deve essere modellato attraverso una certa sostenibilità, che evidentemente non è quella che abbiamo noi avanzata, però è quella anche dei grandi numeri, loro sono i più grandi produttori di fotovoltaico e quindi sono molto attenti ai problemi energetici. La Cina ha imparato rapidissimamente. Io sto lavorando in un altro progetto a Shanghai dove ci sono delle condizioni normative per il rispetto di un contesto storico, là dove c'era la vecchia Shanghai quartiere francese, loro lo chiamavano, con le ville di inizio secolo. Oggi ci sono delle condizioni, delle normative molto più severe che quelle di conservazione delle città europee, perché non parlano solo di quantità, di misura, ma anche di qualità e forza dei materiali espressivi, di rapporto con i terzi, c'è tutta una serie di normative che solo 10 anni fa si poteva fare il grattacielo che si voleva. Quindi dobbiamo fare attenzione perché loro imparano in fretta, molto intelligenti, hanno da parte loro la legge dei grandi numeri. Io racconto sempre che questa università, questa accademia d'arte, molto ambita dai giovani, ho chiesto ma come fate a fare la selezione? E loro dicono la prima selezione la fanno le province e quindi da noi arrivano l'iscrizione. È un'università di 4.000 studenti, quelli che sono già stati selezionati dalle province, cioè i migliori. E dico, ma e voi quanti ne assumete poi? Dice, noi ne assumiamo 1.000 ogni anno, non uno di più. 1.000 è il numero massimo per le diverse, per le 12 facoltà che riusciamo a selezionare. Dico, sì, ma come fate la selezione? Quanti si presentano? Si presentano in 100.000. Quindi la legge dei grandi numeri, come si seleziona 100.000 su l'Accademia d'Arte, la stessa selezione la fanno per fisica, per biologia, per medicina, per scienza, cioè loro vinceranno per la legge dei grandi numeri, che non vi è, come dire, il meglio del meglio, malgrado tutti i limiti che voi potete immaginare, però insomma, quando 1,3 miliardi ha sete, ha fame, questi avanzano. Meglio non parlare di questo, altrimenti può essere... Un'altra domanda, ci stiamo ancora magari. Allora a questo punto diciamo che possiamo chiudere. Possiamo chiudere. Io così vorrei ringraziare Mario Botta che ha dato una lezione questa sera un po' diversa forse da quella che ci aspettavamo, perché ci ha portato con le sue forme laddove il mondo perde un po' i suoi confini e ormai questa è la nuova dimensione. Noi siamo abituati solamente ad avere l'occhio un po' pigro, abbiamo l'Italia sotto mano, abbiamo l'Europa, abbiamo delle forme eccessivamente antiche e non ci accorgiamo di quello che nel mondo sta accadendo. Io direi che non è che sia contento, eccetera, ma sono onorato questa sera di aver potuto affiancare un protagonista di questo cambiamento, un protagonista che sta lasciando dei segni, delle forme, dei volumi, dei messaggi
questo infinito cambiamento globale. E semplicemente non si fanno auguri, non si danno, diciamo così, altri aggettivi, ma dico che spero di ritrovare Mario Botta in un altro continente, come è accaduto a San Pietroburgo, magari lo incontrerò non so dove, ma sono certo che un giorno ripasseggeremo per parlare dei pittori, per parlare con degli artisti, per coprirci della neve o per coprirci del sole, non lo so. Questo è un po' l'augurio che faccio per Sena Mendrisio e vorrei ringraziarlo di cuore. Vorrei chiamare adesso in causa per una comunicazione con Andrea Mettel e vorrei ringraziare Mendrisio, la Casa di Architettura, il Sindaco Croce, ma riporta tutti voi che questa sera siete qua. Ricordo, l'ho detto prima, il prossimo appuntamento del 17 marzo, anche se è un giorno di ponte, ma c'è questa occasione, e grazie per averci seguito, non volavo una mosca, ma direi che l'argomento veramente non è caso. Era solo per dire che nell'ambito dell'evento CENDE del 17 marzo, l'associazione ricorderà l'anniversario, il settimo anniversario della scomparsa di Mario Luzzi. In quell'occasione, a chi interverrà evidentemente, sarà distribuita una plaquette molto interessante, perché è un nuovo inedito del poeta Mario Luzzi, che è stato concesso dalla famiglia, che è stato già stampato, che non è possibile consegnare stasera perché sennò da inedito diventa edito, e purtroppo abbiamo degli accordi molto probabilmente con il Corriere della Sera oppure con il Domenicale del Sole 24 Ore per la pubblicazione in esclusiva prima della distribuzione della plaquette. Per cui spero di vedervi numerosi la sera dell'evento CENG e spero di poter distribuire a tutti gli intervenuti questa preziosa plaquette. Grazie e buonasera a tutti.